Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati a Riflessioni Virali. Oggi con noi, al nostro ottavo appuntamento, abbiamo un collega oltremare, Martin Lazzaro, membro di un'altra cattedra UNESCO, la cattedra UNESCO FLACAM, il Forum Latinoamericano di Ciencias Ambientales, con cui collaboriamo da anni. Buongiorno Martin. Buongiorno dall'Argentina. Prima di tutto voglio ringraziare alla vostra cattedra dell'Università di Torino per questo invito, anche inviare dal Sud America, dalla nostra lontanissima da voi Argentina, un cordialissimo saluto. E non solo come argentino, ovviamente, anche nel mio caso particolare come italo-argentino. Certo. Sapete, tra l'altro, che in Argentina c'è fuori dall'Italia, quello che si chiama la comunità più numerosa di italiani all'estero. Siamo Certo. quasi 1 milione di argentini che portiamo la doppia cittadinanza e soprattutto la italianità. E per questo mi fa molto piacere di essere in questa riflessione virale. Grazie, grazie, grazie Martin. Allora, oggi abbiamo con noi Lazzaro proprio perché lui, professore al Master in Sviluppo Sostenibile dell'Università Nacional de Lanús, è anche docente all'Università Nacional de La Plata e inoltre è consulente di sovranità e sicurezza alimentare per l'Istituto Interamericano di Cooperazione per l'Agricoltura. Dell'organizzazione degli Stati Uniti. Ecco, con noi oggi, con te Martina, oggi vorremmo affrontare un po' il discorso, un po' analizzare il panorama latinoamericano e capire effettivamente come il contesto sudamericano, in particolare l'Argentina, sta affrontando la crisi, una crisi sanitaria che ovviamente ha colpito ancora di più il paese. Dal punto di vista della sua struttura economica e sociale. Ecco, Martin, vuoi farci una breve introduzione rispetto al tema? Certo, allora prima di tutto vi faccio velocemente un quadro del contesto in Sud America. Il contesto in Sud America è particolarmente complicato e complesso perché la pandemia del Covid-19 evidenzia in modo anche molto drammatico situazione strutturale persistente, in Sud America, anche persistente per tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Cito alcuni esempi. Se parliamo della dimensione economica, ovviamente, anche come stai o avete stato vivenciando anche in Italia, il freno all'attività economica in tutti i settori, in particolare nelle piccole e nelle medie imprese, negli imprenditori, nei lavoratori autonomi. E questo in Sud America forse si trova in una situazione più complessa perché a livello economico la informalità è sopra il 40, il 50%, forse di più in alcune regioni. Se parliamo un po' della dimensione sociale, chiaramente soprattutto quello che impatta nel quadro sudamericano nei livelli di povertà persistente, che adesso aumentano anche in modo drammaticamente, incidendo soprattutto nella popolazione di bambini, di giovani, tipicamente il profilo della popolazione in Latino America. E anche nella dimensione ambientale, soprattutto nel campo della salute, in particolare della sanità pubblica, ovviamente il fatto che il virus abbia un forte impatto sulle grandi concentrazioni urbane tipiche dell'America Latina, soprattutto impatta ambientale e socialmente nelle grandi concentrazioni urbane che abbiamo in Sud America, in praticamente in tutti i paesi, e soprattutto in questo che da noi chiamiamo las villas, favelas in Brasile, diciamo i quartieri popolari, no? Insomma, sono situazioni comuni che si stanno attualmente affrontando sia in Argentina, in Brasile, in Cile, in Perù, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela, in Uruguay, certamente con variazioni basate su misure di politica sanitaria, principalmente che in questi paesi sono state prese in modo un po' molto diversi all'inizio della pandemia, dallo scorso marzo. Certo, diciamo che in effetti, se proviamo anche solo a pensare al contesto argentino e al caso di Buenos Aires,
Solo prendendo l'area metropolitana della città, essa occupa lo 0,5% del territorio argentino, ma esso stesso occupa ben il 40% della popolazione. Quindi, ovviamente, a livello sudamericano, ma a livello mondiale, sappiamo che il maggior tasso di popolazione urbana al mondo si colloca al centro del dibattito dello sviluppo sostenibile e di uno sviluppo urbano in grado di generare prosperità e equità. All'interno di questo dibattito c'è ovviamente il tema importante dell'alimentazione. Infatti è un tema che la cattedra Flaccam tratta da molti anni attraverso diversi lavori e diversi progetti. Vuoi dunque, Martina, raccontarci un po' qual è il ruolo che voi come Flaccam state assumendo in questa situazione e proprio considerato il fatto che questa crisi, una crisi sanitaria, ha aggravato ancora di più la crisi economica e sociale che dominava all'interno del paese. Certo, e per farlo un po', siamo in uno spazio che si chiama riflessione virale. Principalmente, inizialmente, dobbiamo riflessionare un po', cosa ci mostra questa quarantena, no? Quali sono i suoi effetti, più visibili, anche per molti più sorprendenti, e quali sono i ruoli delle nostre università, delle nostre sedi UNESCO, ovviamente assieme a altri organi accademici, di fronte a questi cambiamenti globali nei paradigmi dovuti alla pandemia. In particolare, la nostra cattedra UNESCO, già da fine di marzo, principio di aprile, abbiamo proposto un manifesto, il manifesto Flaccam Cattedra UNESCO, per riflessionare un po' insieme agli altri colleghi in Latino America. È vero che la globalizzazione, diciamo che è vera nei suoi aspetti più crudeli, si globalizzano i problemi, ma le soluzioni, non sono ancora state globalizzate, no? Diciamo che un virus si diffonde in una pandemia e per ora sappiamo solo nasconderci. Da questo punto, da Flaccam, stiamo pensando di rilanciare ricerca e i progetti verso la sostenibilità sopra alcune paradigmi premesse che sono, diciamo, dal tempo della pre-pandemia, ma che adesso ovviamente si vogliono riflessionare sul tavolo. Fondata sul bene comune, quella è un po' la prima questione, verso una coscienza globale, impegnata nell'azione locale, anzi su scala locale, con una visione empatica dei nostri vicini e con la terra come nostra casa comune. Diciamo che stiamo facendo un esercizio, un'esercitazione per condividere esperienze, problemi e soprattutto le soluzioni comuni di questi problemi. Assumere il cambio di paradigma e la ricerca di nuove conoscenze integrativa, trasversale. Parlare con voi è parte di questa idea, è come una scuola di pensiero, impegnata con il cambiamento del tempo, no? Certo, e quali potrebbero essere le sfide principali che vi vedono impegnati oggigiorno? Dalla prospettiva in cui l'asse centrale oggi è la salute, stiamo parlando del Covid-19, della pandemia, generare il cibo sano. Garantire il diritto al cibo, una corretta alimentazione dall'inizio della vita, universalizzare il servizio dell'alimentazione anche scolastica per garantire salute e pari diritti. Sono questioni che forse dall'Italia, dall'Europa possono essere un po' basiche, ma che qua ovviamente sono al centro della nostra agenda. Insieme a questo, progettare una matrice produttiva che garantisca un'alimentazione sana, prestando particolare attenzione alle nostre risorse, alla terra, infine all'ambiente, no? Un dialogo istituzionale, un'altra sfide che in Sud America sempre si debatte su questo, un dialogo istituzionale sull'agricoltura, sull'alimentazione in un contesto di pandemia, governi locali, comuni, nazionali, insieme all'università, alle organizzazioni della società civile, la società, l'istituto professionale.
Un punto trasversale a questa agenda, a queste sfide, sono l'agricoltura familiare, diciamo l'approvvigionamento alimentare in un contesto di una pandemia, di un'emergenza alimentare basato sullo sviluppo di una rete di alto valore nutrizionale con i principi dell'agricoltura sostenibile, dell'agroecologia, della produzione biologica, della produzione organica. Insomma, anche il ruolo delle istituzioni pubbliche nella promozione del cibo proveniente dall'agricoltura familiare. Diciamo, sono sfide che si conoscono, ma che adesso in una certa dinamica un po' anarchica in superficie, ma che sono le basi forti per un'agenda di sviluppo sostenibile nel mondo, nel campo del cibo e dell'agricoltura. Sono queste un po' le sfide principali. Certo, noi sappiamo che da un punto di vista agroalimentare, proprio perché è di questo che stiamo parlando principalmente, l'Argentina è uno dei maggiori produttori al mondo di prodotti agricoli. E nonostante ciò, comunque il tasso di povertà nel paese ha comunque un valore abbastanza importante, pare che si aggiri ai 35-40%. Con la pandemia, discutendo anche assieme prima di questa riflessione, facevamo appunto riferimento al fatto che effettivamente questi numeri non sono numeri reali, ma che i numeri reali sono ben più alti e che dunque, la crisi è una crisi molto ben più di ampia portata, che necessita di sicuramente dei cambiamenti strutturali. Allora, se guardate adesso i giornali in Argentina, potresti guardare che letteralmente in questi giorni questo è il punto principale. Argentina, uno dei maggiori produttori alimentari al mondo, noi facciamo una produzione tranquillamente per più di 400-500 milioni di abitanti. Si esporta, però internamente c'è un po' la situazione che tu sintetizzavi. Argentina è uno dei più produttori alimentari del mondo, ma infatti il problema non è tanto quello delle risorse, è come sfruttarle e soprattutto come sfruttarle in modo sostenibile. Un argomento anche importante per tutti i rapporti che ci sono fra l'Unione Europea e il Mercosur. Argentina è parte del mercato comune del Sur, il Mercosur, insieme a Brasile, Uruguay, Paraguay, altri paesi del Sud America. Diciamo, come guardare attenzione all'urgenza del cortissimo plazo senza lasciare cosa dobbiamo fare nel medio e nel lungo periodo. In questo punto, come cattedra UNESCO, come sedi, come accademici del mondo dell'università, si guarda anche un'agenda multilaterale. Il multilateralismo deve essere una delle strategie per dare risposte concrete, non solo nel corto periodo, sino nel lungo periodo. In questo senso stiamo lavorando con l'Agenda 2030, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sapete benissimo che ci sono anche alcuni obiettivi che parlano specificamente del problema della fame, del cibo, ma tutti sono obiettivi che stanno assolutamente trasversali. L'alleanza istituzionale con iniziative per combattere la fame e sradicare la povertà in America Latina, riaffermare il nostro impegno per l'Agenda 2030 e gli obiettivi Obiettivi del Sviluppo Sostenibile sono uno del ponte forte dell'agenda. E questo che si tradurre in azioni più concrete, dopo vi darò alcuni esempi. In questo contesto di pandemia e crisi socio-economica globale, siamo convinti, insomma, che questi obiettivi mondiali siano una tabella di marcia per andare avanti. Mentre ci proviamo ad affrontare l'urgenza, stiamo ripensando le politiche alimentari, alcuni assi. Politica alimentare pubblica insieme alla forza imprenditoriale privata. La sicurezza alimentare, ma insieme al concetto di sovranità alimentare, insieme.
Normalmente nel mondo di organismi multilaterali si parla da anni della sicurezza alimentare, ma in Sud America in particolare sovranità alimentare è molto forte e stiamo adesso riscoprendo di cosa parliamo quando parliamo di sicurezza senza lasciare la sovranità alimentare. Certo, proprio come il Politica diritto al alimentare, cibo. sicurezza, Sì, no, ci come il tenevo dire, solo, esatto, sa. a specificare come diritto al cibo, effettivamente, un diritto che in alcuni paesi viene dato per scontato, ma che molto spesso tuttora non lo è. È il diritto al cibo insieme alla nutrizione, la qualità alimentaria, Certo. perché ovviamente normalmente si parla un po', almeno in Argentina, la quantità, l'alimentazione, il diritto al cibo nel senso un po' quantitativo, ma la qualità, Certo. la nutrizione come asse trasversale di qualsiasi progetto, una produzione alimentare sostenibile, diciamo salute, agroecologia, produzione biologica, organica insieme, e poi avrete visto, hai detto alcuni minuti fa che Latino America, dal punto di vista della popolazione urbana, è la regione più popolata nella città. Stiamo parlando anche dello sviluppo territoriale, l'agricoltura urbana insieme a una pianificazione urbana, periurbana, una pianificazione rurale. So perfettamente che in Italia in particolare questo è un concetto assolutamente integrato. Qua, dal punto di vista teorico-accademica anche è integrato, ma nella pratica, quando insieme gli attori nel territorio, i politici, i governi locali, i comuni, l'accademia, normalmente disaggregato, parlare di sviluppo territoriale e parlare di sovranità alimentare e parlare di qualità e parlare di nutrizione e diritto al cibo. Certo. Vuoi magari presentarci alcuni esempi di iniziative che sono sorte durante questa pandemia, ma che magari erano già nell'aria nel creare una sorta di dialogo non solo teorico, ma che possa effettivamente creare qualcosa di significativo per la popolazione e per le comunità? Vi do alcuni esempi che stiamo facendo noi, anche perché dopo questa riflessione virale, alcune delle persone che ci ascoltano vogliono con calma prendere contatto con noi per approfondire, ovviamente siamo disponibilissimi. Una delle esperienze che stiamo portando nella cattedra Flacan è guardare la situazione locale, ma a livello latinoamericano. Attualmente siamo in dialogo operativo, dinamico, concreto con i colleghi in tutti i paesi dell'America Latina. Come non può essere di altro modo, in questo momento con l'armamento di cursi online, webinar, eccetera, eccetera, anche con il master che noi stiamo facendo e che adesso inizia in modo online, il master in sviluppo sostenibile, il cibo al centro del dibattito e soprattutto con persone che stanno portando progetti concreti per risolvere, per portare le soluzioni. Siamo una rete di più di 400 persone, da noi chiamate progettista ambientale, che stiamo lavorando in diversi territori e in tutta la rete latinoamericana. Poi nell'area metropolitana, l'AMBA, l'area metropolitana di Buenos Aires, che come hai detto, l'area che adesso anche ha più del 90% di casi attivi di Covid-19 ogni giorno in Argentina, anche dal mio ruolo nell'Università Nazionale della Plata stiamo portando avanti un tavolo di lavoro, da noi chiamato per le città sostenibili, perché? Perché nella nostra area, dove c'è la sede del FLACAM, per America Latina, la città di La Plata, dove c'è la nostra università di La Plata, c'è anche la periferia, la cintura orticola più vasta, più grossa Estesa. dell'Argentina, nell'approvvigionamento più estenda dei prodotti de orticola e frutticola. Ma lo stiamo facendo e confrontando con alcune esperienze che ci sono in altre città. La settimana scorsa abbiamo avuto un da me chiamato conversatorio sugli obiettivi mondiali e Covid-19,
e cosa stanno succedendo, ad esempio, insieme a altre cinture orticole molto importanti come San Pablo, come La Paz, come Medellín, diciamo in altri paesi dell'America Latina. Un'altra esperienza sono i canali diretti dal produttore al consumatore attraverso fiere agroecologiche, vendita diretta di verdure agroecologiche, oggi rilanciate sul modo online, WhatsApp, Facebook, Instagram. E poi stiamo anche sviluppando un'idea progetto per avviare giardini, huertas di alto valore nutritivo. Questo lo stiamo facendo anche insieme all'istituto chiamato IICA, Istituto Interamericano di Cooperazione per l'Agricoltura, e anche con un accordo Marco che prontamente sarà partito con il Collegio di Nutrizionista, College of Nutritionist della provincia di Buenos Aires. Abbiamo anche avviato una rete latinoamericana, anche con alcune persone dall'Italia, propriamente della vostra regione del Piemonte. C'è un collega dall'IPLA che partecipa, è una rete che si chiama di risorse alimentari, agroforestali ed agricoltura urbana, dove sul supporto online però stiamo condividendo la nostra esperienza e soprattutto le soluzioni che stiamo portando. È molto ricco questo spazio. Certo. Finalmente, vi do due esempi, stiamo anche preparando una rete di test pilota in articolazione con esperienze in Brasile, in Italia, in Portugale, su quello che da noi chiamiamo bioinsumos, bioinput per un'agricoltura certificata, biologica, organica. Sono ensayos, test molto concretos in diverse tipologie di produzione, sia d'origine vegetale che d'origine animale. E finalmente voglio anche menzionare che con voi, da noi come cattedra UNESCO Flacan e con la vostra cattedra UNESCO nell'Università di Torino, stiamo anche guardando l'idea di portare avanti anche in altre province dell'Argentina il concetto di parco agrario come integratore di tutta questa esperienza. Certo. Bene, grazie Martin. Speriamo che queste iniziative possano, oltre a continuare, portare effettivamente dei frutti, che abbiano dei benefici efficaci. Innanzitutto grazie Martin di essere stato parte di questa riflessione virale, nonostante abbiamo avuto un piccolo problemino di connessione questa volta, però cose che capitano. E nulla, direi che per qualsiasi informazione o maggiori dettagli, chiarimenti, Martin rimane sempre disponibile, vi daremo il suo contatto mail nel caso ne abbiate bisogno. E nulla, grazie Martin per questo incontro e ci vediamo al prossimo appuntamento mercoledì alle ore 16. Grazie a voi, un caro saluto, eh? Bye bye. Grazie, grazie, ciao Martin.